In questa puntata parliamo del nuovo regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto, come li chiamiamo in tanti, droni, che ENAC ha appena fatto uscire da davvero poco tempo. Questo è l'episodio numero 76 del podcast di 3D Metrica. Se hai ascoltato qualche altra puntata di questo podcast o se ti è capitato di leggere qualche cosa che ho condiviso online sui social network, nei canali di 3D Metrica, sai che io sono un pilota di APR, mezzi aerei a pilotaggio remoto, o come mi piace chiamare per semplificare un po' l'ascolto o la lettura, droni. Sono un pilota che ha un attestato di pilotaggio di APR sia per operazioni specializzate non critiche sia per operazioni specializzate critiche. Sono un operatore registrato nei registri ENAC, sono autorizzato ad operare all'interno di scenari standard con i miei mezzi. Insomma, io utilizzo i droni per lavoro e li uso dal 2016. E il mio attestato, il primo attestato che ho conseguito come pilota di APR era legato alla prima edizione del regolamento ENAC mezzi aerei a pilotaggio remoto. Nella puntata di oggi parliamo della terza edizione a questo regolamento, che è notizia di questo ultimo periodo, di questa ultima settimana. Questa puntata è pubblicata intorno alla fine novembre 2019, 21 novembre 2019. Da una settimana ENAC ha dato notizia del nuovo regolamento, che non è ancora in attuazione, quindi non è ancora in vigore, lo sarà a partire da metà del dicembre 2019, ma è disponibile, leggibile, fruibile da tutti. E in questa puntata lo voglio un po' esplorare insieme all'ospite di questa puntata, che è Danilo Scarato. Danilo è l'inventore, colui che ha iniziato a scrivere e a parlare di droni online con la sua testata, con il suo media che è Quadricottero News, quadricottero.com. Mi ha dato la sua disponibilità a essere qui con me in puntata e a provare a fare un po' di chiarezza su questo regolamento, che a tratti è ancora forse un po' oscuro e allo scopo comunque di traghettare l'Italia e gli utenti, operatori, piloti, coloro che lavorano nel mondo dei droni, verso quella che sarà una tendenza unificatrice che è stata, la cui strada è stata iniziata con il regolamento EASA, che dovrà comunque essere recepito nel luglio del 2020. Non ti rubo altro tempo, ti lascio ai contenuti di questa puntata, che è una chiacchierata che ho fatto insieme a Danilo Scarato e riguarda proprio il nuovo regolamento ENAC per i mezzi aerei a pilotaggio remoto. Ti ricordo soltanto che il mio quartier generale online, dove trovi tutti i miei riferimenti e i riferimenti di 3D Metrica, lo trovi all'indirizzo web www.3dmetrica.it. Ciao Danilo, buongiorno, benvenuto nel podcast di 3D Metrica, grazie mille del tuo tempo e della tua disponibilità. Ciao Paolo, grazie per l'invito, un saluto anche ai tuoi ascoltatori. Allora, iniziamo prima di entrare nel vivo di questa chiacchierata, che sarà il regolamento edizione numero 3 ENAC mezzi aerei a pilotaggio remoto. Presentiamo Danilo Scarato, chi è, e presentiamo anche Quadricottero News, perché Danilo Scarato e Quadricottero News sono legati. Sì, allora, io sono un appassionato, diciamo, per quanto riguarda il mondo dei droni, sono un appassionato che ho iniziato intorno al 2007 con i primi droni che si vedevano in Italia. Non si chiamavano ancora droni, si chiamavano appunto quadricotteri, però la drone è arrivata dopo. E facevo parte di un gruppo di appassionati che si scambiavano opinioni sul forum di Barone Rosso, probabilmente molti lo ricorderanno, esiste ancora ovviamente. Eravamo una specie di nicchia, 10-20 persone in Italia che assemblavano droni, non esistevano i droni pronti al volo, quindi assemblavamo quadricotteri con schede microcopter e altre soluzioni, diciamo così, artigianali. Sono andato avanti così per un periodo, poi la vicenda mi appassionava e ad un certo punto ho deciso di fondare Quadricottero News. In realtà il dominio quadricottero.com l'ho registrato nel 2011,
soltanto che nel 2011 era ancora troppo presto, c'era poco interesse verso questo mondo, eravamo praticamente alla stregua degli aeromodellisti, anche se però gli aeromodellisti ci vedevano un po' male perché secondo loro i droni, i quadricotteri non sono veri aeromodelli. Okay. Comunque questa è un'altra diatriba che... E poi nel 2013 ho fondato appunto il dominio, nel 2013 quando si è iniziato a parlare veramente di droni con la DJI che aveva tirato fuori il primo drone pronto al volo che sarebbe il Phantom, ho visto che c'era interesse e ho fondato appunto Quadricottero News con l'obiettivo di dare e rifornire notizie aggiornate, quotidiane, anche tecniche su questo mondo. 6 marzo 2013 sono stato il primo media italiano specializzato sui droni e poi qualche mese dopo sono stato affiancato da Dronezin con Stefano Orsi, che se ci ascolta lo saluto. Ciao Stefano. E Luca Masali, che saluto anche lui, ci conosciamo ormai da tempo. E dal 2013 Quadricottero News non si è mai fermato. Esatto, dal 2013 non si è mai fermato e adesso siamo al 6° anno di vita, quasi al 7°. 6 marzo, 7 anni di vita. E ce n'è da dire sui droni. Sì, c'è sempre da dire qualcosa per un motivo o per l'altro, perché escono nuovi prodotti, quindi recensioni, oppure anche notizie su accadimenti, c'è sempre, è un'evoluzione continua, l'evoluzione che crea parecchie difficoltà agli operatori del settore, ad esempio. E adesso poi lo andiamo a vedere un po' che cosa è successo con il nuovo regolamento ENAC. Però prima una curiosità mia, nelle info, il chi siamo Quadricottero News, leggo che Quadricottero News ha base a Genova. Siccome io sono ligure, sono abbastanza vicino a Genova, ma tu non hai l'accento genovese, spiegami questo arcano. Sì, ho la sede legale a Genova perché in precedenza avevo un'altra attività e quindi ho affiancato a questa attività anche Quadricottero News, quindi ho la sede lì a Genova. In realtà io sto in provincia di Savona, però sono anche a Genova perché la mia fidanzata è a Genova, quindi mi divido tra la provincia di Savona e Genova. Pensa te che io dall'accento, e io ho fatto università a Bologna, ti avrei collocato nella zona Emilia-Romagna, invece proprio il savonese mi manca. Io sono, voi del ponente siamo un po' troppo lontani, Levante, Ponente, la Liguria lunga, non ho collegato l'accento del ponente, questo non me la perdono, mi spiace per questa impasse. Figurati. Danilo, dai, allora entriamo a gamba tesa sull'argomento di oggi. Allora, noi stiamo registrando questa puntata 20 novembre 2019. È un argomento abbastanza caldo perché da pochi giorni ENAC ha fatto uscire una notizia sul suo sito istituzionale del nuovo regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto, edizione numero 3. In questo momento il regolamento non è ancora entrato in vigore, entrerà in vigore a partire dal 15 dicembre 2019, ma ha già fatto discutere un po'. È pubblico, è disponibile, si può leggere sul sito istituzionale di ENAC, Quadricottero News, anche Dronezin che tu hai citato, avete già scritto, le varie testate in media che si occupano di droni, di APR, hanno già scritto un bel po' di cose sui vari gruppi, forum, gruppi Facebook, la discussione è abbastanza accesa. Vorrei provare a tirare un po' le fila di quello che è successo. Dimmi tu come vogliamo procedere. Ti faccio una premessa. Quando faccio un'intervista per il podcast cerco di dare un canovaccio di indicazioni, di temi che vorrei trattare e poi la sbrogliamo un po' a mano che andiamo. Lo scopo mio, o meglio l'idea mia iniziale, era quella di dire: ok, non leggo il regolamento, sono d'accordo con Danilo, facciamo questa intervista, non leggo il regolamento e poi gli faccio le domande mano a mano che parliamo. Non ce l'ho fatta, ho letto il regolamento e c'ho un po' di cose, un po' di appunti, un po' di bullet point che ti vorrei chiedere, però dimmi tu come vogliamo procedere. Vuoi fare un cappello oppure passiamo punto per punto? Lascio a te la parola perché sicuramente sei molto più esperto per trattare questi argomenti, vista anche la delicatezza del tema. Sì, come sai questo nuovo regolamento è transitorio e quindi scadrà a luglio 2020, quando dovrà prenderà il posto il regolamento europeo al posto di questo. ENAC ha voluto fare a tutti i costi questo regolamento di avvicinamento a quello europeo, doveva uscire quest'estate, poi però la bozza non era molto lineare, secondo Veccia sono stati ricevuti oltre 250 commenti, quindi hanno preso tempo per correggerlo ed è uscita questa versione. Il problema è che questa versione
è un po' confusa in alcuni punti e quindi sta creando un po' di difficoltà di interpretazione su vari punti. Ok, quindi lo scopo del regolamento era quello di portare la normativa italiana verso la normativa europea, quindi le norme EASA che sono già state emanate dovranno essere recepite dai vari stati membri dell'Unione Europea e la scadenza è luglio 2020, quindi questo regolamento è comunque un transitorio. Ma questo transitorio è già indirizzato bene verso il regolamento EASA oppure ci sono qualche cosa che dovrà essere comunque ritoccato e forse anche in maniera massiva per adeguarsi alle norme EASA? E in linea di principio è stata fatta una via di mezzo, purtroppo è stata mantenuta ancora la differenziazione tra attività ricreativa e attività specializzata, cosa che il regolamento europeo non ha, perché il regolamento europeo prevede i droni, l'attività con i droni, indipendentemente dall'uso ludico e dall'uso professionale, e poi gli aeromodelli, che sono diventati una cosa a parte. Mentre fino ad oggi gli aeromodelli possono essere anche droni utilizzati a scopo ludico, il drone a scopo ludico per ENAC in questo momento è aeromodello, a partire dal 15 dicembre non sarà più così, perché l'aeromodello non dovrà avere a bordo dispositivi che ne configurano il volo automatico o autonomo, quindi non dovrà avere il GPS, non dovrà avere il ritorno a casa, altrimenti sarà considerato drone e non aeromodello. Il regolamento europeo invece è più netto, droni sono soltanto droni e aeromodelli sono aeromodelli. Vabbè, sì, come ha fatto adesso in questo momento ENAC a partire dal 15 dicembre. Però ENAC mantiene ancora la differenziazione sull'utilizzo dei droni con ricreativo e professionale, mentre EASA invece no, per EASA tutti dovranno seguire le stesse regole, sia che lo usi per motivi professionali che ricreativi, tutti dovremo seguire le stesse regole. Ok, questo l'intro è chiara e adesso vorrei provare a portarti un po' più dentro alcuni punti che mi sono segnato. Allora, secondo me lo scopo, come ti dicevo in apertura, prima di entrare in onda, quando abbiamo fatto la call di test, noi stiamo registrando via Skype, quando ci siamo sentiti prima di registrare questa intervista, questa chiacchierata, ti dicevo che secondo me lo scopo che dovrebbe prendere questa puntata è quella di dare delle informazioni utili. Io credo che si potrebbe provare a fare una sorta di distinzione tra chi è già un operatore APR, è già un pilota APR, perché poi tra operatore e pilota in questo momento, visto che è stato toccato anche un tema abbastanza delicato che è quello dei droni sotto 250 grammi, poi magari ne parliamo, è già la distinzione è difficile. Comunque chi già sta lavorando con i droni, che cosa succederà per chi sta già lavorando con i droni, e chi si vuole avvicinare, chi sta guardando ai droni per scopi professionali, che cosa deve fare. E a questo interno provare a fare delle distinzioni anche in termini di quelle che sono le nuove uscite sul mercato dei droni, senza nasconderci dietro un dito, DJI ha fatto uscire da poco il Mavic Mini che pesa 249 grammi, che in questo momento non è banale, non è immediato collocarlo all'interno del nuovo regolamento ENAC terza versione sui mezzi aerei pilotaggio remoto. Quindi per chi vuole, faccio un passo indietro, per chi è già un operatore APR e un pilota con un attestato di pilota APR, cambia qualcosa, cambiano tanto le cose, ci saranno delle cose che dovranno essere aggiustate, delle conversioni, puoi farci un inquadramento in questo senso? Sì, allora, per chi è già operatore, e in particolare ad esempio operatore per operazioni non critiche, quindi con l'attestato basico, sostanzialmente cambia pochissimo, perché il suo attestato continuerà ad essere valido anche con il regolamento europeo dopo il primo marzo dopo il primo luglio 2020. Quindi se scadrà prima del 2021 dovrà fare il test online, se invece scadrà dopo il 2021 ENAC farà automaticamente la conversione. Però sintetizzando, non dovrà fare nulla in questo momento, cioè potrà continuare a svolgere le sue operazioni non critiche come prevede l'attestato basico col suo attestato attuale. Quindi queste sono per le operazioni non critiche.
Per operazioni critiche è analogo, praticamente è la stessa cosa, con l'aggiunta che ENAC prevederà un modulo BVLOS, no? Che in questo momento chi ha le operazioni critiche, cioè il CRO, non ha. Quindi chi vuole evolversi e può aggiungere il BVLOS andando frequentando un centro di addestramento. Ok, gli scenari standard permangono? Scenari standard attuali permangono, poi arriveranno quelli dell'EASA che saranno abbastanza simili, però il concetto rimane lo stesso, e cioè l'operatore dovrà fare una dichiarazione come fa oggi, dicendo che si sta attenendo agli scenari standard, che quindi è in regola, dopodiché può operare come oggi praticamente, non cambia praticamente niente. Ok, quindi per chi è già operatore e chi ha già fatto un percorso per diventare pilota PR, e nel caso in cui operatore e pilota collassino nella solita figura, più o meno le acque sono abbastanza calme, o comunque le cose non dovrebbero cambiare molto. Sì, scusa, dal punto di vista del pilota sì, però dal punto di vista tecnico del mezzo qualcosina cambia, perché sarà necessario fare la registrazione sul sito di Flight entro il 1 marzo, e in più a partire da luglio 2020 sui droni superiori ai 250 grammi dovrà essere installato la famosa identificazione elettronica. Quindi, il transponder, quello che si chiama anche transponder. Sì, transponder in realtà sarebbe a livello più elevato, sarebbe proprio l'apparecchiatura che riceve e trasmette i dati, tipo quella presente sugli aerei. Quella sarà prevista ad esempio per il sistema Space, per le operazioni magari specifiche, e trasmetterà i dati via SIM in un centro di controllo traffico aereo, cioè una cosa molto più organizzata. L'identificazione elettronica è un dispositivo simile, però trasmetterà in locale dati identificativi, codice del pilota e dati identificativi telemetrici del volo che si sta svolgendo in quel momento, e sarà a corto raggio, sarà ricevibile entro 1 chilometro da chiunque abbia un'app, la famosa app di cui si è parlato negli scorsi giorni, che anche la DJI ha dichiarato di averne fatta una. Praticamente con uno smartphone e con queste app chiunque potrebbe ricevere il segnale del drone dell'identificazione elettronica e capire il codice operatore, il punto di decollo e cosa sta facendo. In sostanza è da chiarire se queste app saranno a disposizione soltanto delle forze dell'ordine oppure se i dati saranno accessibili a tutti, perché ci sono anche problemi di privacy, suppongo. Ok, secondo la tua esperienza e secondo quello che hai letto e che hai approfondito, non sarà quindi necessario intervenire fisicamente sulle macchine, sui droni, affinché possano emettere questo segnale, oppure in alcuni casi sì? Beh, sì, perché per i droni di oggi che non hanno il nuovo marchio CE, stiamo parlando comunque delle open category, perché le operazioni specifiche, i droni non dovranno avere il nuovo marchio CE, potranno essere simili a quelli di odierni, però dovranno ottenere autorizzazione da ENAC in Italia. Comunque per i droni open category, siccome quelli attuali potranno volare nelle open category fino al 2022 nelle classi riferita al peso, dopodiché potranno volare nella classe ad esempio A3, perché non avendo un nuovo marchio CE non potranno essere rispondenti a tutte le caratteristiche previste dalla categoria C0, C1, C2 e C3. Per questo motivo si dovrà attaccare un dispositivo di identificazione esterno, quindi una piccola scatolina sarà da attaccare al drone, a meno che gli enti aeronautici non approvino quello che sta facendo la DJI, che trasmette già i dati necessari. Quindi ci saranno un po' di cambiamenti, però c'è un pochino di cuscino all'interno del quale muoversi per adattarsi in questi termini. Per chi vuole invece avvicinarsi al mondo dei droni, per chi vuole decidere di fare, di acquisire delle skill, di diventare un pilota, di diventare un operatore, a che cosa deve guardare in questo momento il nuovo regolamento? Allora, intanto in questo periodo transitorio, dal 15 dicembre fino a marzo, chi vuole lavorare con i droni e non ha nessun attestato, non può farlo, nel senso che lo può fare, però deve ancora fare il vecchio attestato fino a marzo se lo usa per motivi professionali. Invece se lo vuole utilizzare a scopo ricreativo può utilizzarlo fin da subito, e poi dal 1 marzo fino a luglio 2020 ha tempo per fare
la testata online, il corso online con il test online. Quindi c'è questa differenziazione tra le due cose, tra utilizzo professionale e utilizzo ricreativo. Quindi in questo momento fino a marzo c'è una sorta di blocco per blocco tra virgolette per l'utilizzo professionale, per l'utilizzo sì. professionale in relazione a quello che dice il nuovo regolamento. Esatto, perché non c'è un blocco, però in realtà c'è, perché chi vuole utilizzare un drone a scopo professionale deve ancora andare a frequentare un centro di addestramento anche per le operazioni non critiche e fare l'esame pratico e teorico, mentre invece si aspetta fino a marzo, poi a partire da marzo potrà fare tutto online. Quindi probabilmente molti aspetteranno marzo prima di avviare la professione, oppure inizieranno con le attività ricreative, perché poi alla fine le attività ricreative rientreranno nelle operazioni non critiche, e quindi lo stesso volo che si fa professionalmente nelle operazioni non critiche si potrà fare anche nelle operazioni per divertimento. Quindi è una specie di paradosso questo qua. Abbastanza. Sì, non è chiarissimo, è un po' imbrogliata la cosa. Però, sì. Allora, ti faccio una domanda. Fino ancora in questo momento, perché adesso il regolamento nuovo non è ancora entrato in vigore, e adesso entriamo nella categoria dei droni trecentini offensivi, vigeva la possibilità, secondo i termini di legge, di poter pilotare un APR il cui peso fosse inferiore a 300 grammi senza avere un titolo di pilota APR, purché chiaramente ci sia un'iscrizione a registri ANAC come operatore e il drone sia assicurato. Questa cosa vige ancora? Sì, ci sarà ancora, sarà valida fino a luglio 2020, però dal 1 marzo appunto fino a luglio 2020 il pilota del drone inferiore ai 300 grammi rispondente all'articolo 12,5 del regolamento, cioè con paraeliche che non deve superare la velocità di 60 km all'ora, i famosi trecentini appunto, e questo pilota dovrà fare l'attestato online come quello che si fa per le operazioni non critiche. A tempo fino a luglio, probabilmente però poi a luglio arriveranno le categorie del regolamento europeo e il 300 grammi sarà fuori, non rientrerà più nella C0 ma andrà nella C1, e pertanto non so, probabilmente l'attestato che si farà per il 300 grammi sarà valido per la categoria A1-C1, che è molto simile alla categoria C0. Però poi recentemente EASA ha cambiato un po' le cose, e mentre prima entrambi potevano sorvolare persone in scenari urbani, adesso soltanto la categoria C0, cioè soltanto i droni inferiori ai 250 grammi potranno liberamente sorvolare persone in scenari urbani. Chi ha invece la categoria C1, che sarebbero i droni da 250 fino a 500 grammi fino al 2022, per poi arrivare fino a 900 grammi per quelli marchiati C0 ufficiali, comunque chi avrà la C1 non potrà più sorvolare persone, o meglio dovrà avviare le attività prevedendo ragionevolmente che nello spazio di volo non ci saranno i sorvoli di persone. Nel caso in cui si sorvolassero persone non informate, bisogna attuare procedure per minimizzare il tempo di sorvolo, quindi hanno cambiato un po' le cose. Mi sembra che non sia tanto lineare, o meglio, faccio un po' fatica ancora io a vedere le varie cose. Spero di essere il solo, ma temo che di non essere il solo a fare un po' fatica a inquadrare le varie cose. Però sono confidente che col tempo le varie matasse si sbroglieranno. Hai un'idea di che cosa vorrà dire fare il corso, il test online? Si sa già qualcosa? Sì, ENAC addirittura ha pubblicato anche gli argomenti in questa versione di nuovo regolamento. Ci sono delle materie che bisogna studiare appunto tramite dispensa, e poi bisogna fare un test online composto da 40 domande a risposta multipla, dopodiché si può ottenere il famoso patentino online. Per quanto riguarda invece la confusione, assolutamente sì, anche io sono confuso sinceramente con tutte queste varianti. Sarebbe stato meglio secondo me che ENAC mantenesse il regolamento di adesso fino a luglio, e poi gradualmente a luglio recepire quello europeo, magari preparando già tutta la struttura per poi fare lo switch. Fare due switch così, secondo me, è abbastanza confusionario.
Sono d'accordo, sono d'accordo con te. Tu dici sarebbe stato meglio magari anche iniziare una sorta di consultazioni con tutti quelli, tutte le persone, professionisti, le società e le varie realtà che ruotano attorno al mondo degli APR, e prendersi tutto il tempo per concordare un regolamento che sia solido e entri in vigore nel momento in cui c'è necessità proprio di dare adempimento alle norme europee, e tenere quello che sia più robusto. ENAC, dal mio punto di vista, io ti dico, utilizzo i droni per lavori che sono tipicamente tecnici, seguo il mondo degli aggiornamenti, ma non ci sono sicuramente dentro come voi, anzi sono molto al di fuori, seguendo tutte le normative e tutto quanto, però non sono proprio dentro le varie vicende. Però quello che mi è parso di capire è che, diciamo che i tempi di ENAC non sono stati, anche nel passato recente, una tabella di marcia serrata, in cui ha detto rispettiamo l'uscita a questa data, facciamo uscire il transitorio, in realtà poi la data si è spostata un po', e quindi il rischio è che si arrivi in affanno a luglio 2020. Eh sì, esattamente, infatti questa versione del regolamento avrebbe dovuto essere approvata a luglio, secondo ENAC, che contestualmente alla pubblicazione del regolamento europeo in Gazzetta Ufficiale, come infatti è avvenuto a luglio. Però poi ci sono stati ritardi tremendi, siamo arrivati praticamente a novembre, e adesso ha poco senso attuare queste procedure per qualche mese per poi cambiarle di nuovo adeguandosi alle procedure europee. Magari un anno fa, quest'estate, poteva aver senso, adesso secondo me ha molto meno senso. Secondo me adesso sarebbe stato necessario mantenere l'impianto attuale ed eventualmente pubblicare il materiale per adeguare le persone alla nuova, a transitare al nuovo regolamento, quindi pubblicare già le dispense e le procedure, però lasciare in vigore il regolamento attuale. Tornerà attivo il portale di Flight, o meglio sarà il riferimento di Flight per coloro che utilizzano i droni? Sì, secondo quanto ha dichiarato ENAC e secondo anche quanto ha scritto nel regolamento, di Flight sarà il riferimento italiano ufficiale per i droni, dove appunto si andranno a fare le registrazioni del drone e le richieste di autorizzazione per gli spazi di volo e via dicendo. Mentre invece per il test online ENAC ha detto che farà un suo portale ufficiale dove verranno fatti questi test. Quindi per i test online ENAC sarà il riferimento, qualora invece, e quindi non c'entrano i centri di addestramento entreranno subentro nel momento in cui si volesse fare l'upgrade per ottenere un attestato di pilota per operazioni critiche o BVLOS. Esatto, sì. Se io mi compro il DJI Mavic Mini 249 grammi, che cosa faccio adesso? Ecco, su questo c'è parecchia confusione, perché dichiarazioni di alcuni dirigenti ENAC prima della pubblicazione di questa versione del regolamento facevano pensare una cosa, adesso il regolamento invece sembra dirne un'altra. Per questo motivo noi Quadricotro News e Dronezine abbiamo fatto nei giorni scorsi una richiesta di chiarimenti ad ENAC proprio sulla questione dei droni inferiori ai 250 grammi, perché non è chiaro dove possono volare. Secondo la mia interpretazione e secondo logica dovranno sicuramente rispettare gli spazi di volo, quindi quelli indicati su D-Flight, quindi si parla delle no-fly zone, delle zone proibite, ristrette e tutto quello che c'è. Secondo invece altri pensano che invece non siano normati, quindi possono volare ovunque alla stregua dei droni giocattoli, però i droni giocattoli sono gli aeromobili destinati ai soggetti inferiori ai 14 anni, il Mavic Mini è riferito ai maggiori di 16 anni, quindi non è possibile, anche perché gli aeromobili giocattoli sono esentati esplicitamente sia dalle regole dell'aria sia dal regolamento ENAC, che c'è proprio scritto che okay, non si applica a loro. Sui droni 250 grammi è un mistero, perché ci sono quattro righe e non sono menzionati, tra l'altro si va per intuizione, cioè, quindi okay, è difficile. E andare per intuizione in queste cose non è mai una cosa molto, molto, molto saggia, è meglio, non aiuta, anche perché poi si creano delle incomprensioni, uno non sa come comportarsi, si creano delle interpretazioni, poi quando c'è un'interpretazione alle norme è sempre molto rischioso. In questo momento comunque
diciamo che il limite, se prima nel regolamento un limite abbastanza netto è quello che poi ha fatto tra virgolette un po' la fortuna dei droni trecentini, era 300 grammi, adesso il limite è stato spostato, 250 grammi. Non è un caso che DJI sia uscito con un drone che pesa 249 grammi, questo perché segue il regolamento europeo? Sì, questo perché segue soprattutto il regolamento americano della FAA, che appunto esclude dalla registrazione i droni inferiori di 150 grammi, e a ruota anche quello europeo EASA. Anche lei all'inizio prevedeva la non registrazione, ultimamente però ha detto che se il drone ha un dispositivo atto a captare dati personali, come ad esempio la telecamera, deve essere registrato. Secondo ENAC invece non va fatta registrazione nemmeno sulla telecamera in questo periodo transitorio, quindi il 249 grammi, il Mavic Mini per ENAC non deve essere registrato, il suo pilota non deve ottenere l'attestato online, e c'è ancora il dubbio se debba essere fatta l'assicurazione o meno, perché il regolamento è un po' contraddittorio su questo punto. Quindi chi dal 15 dicembre vorrà utilizzare un Mavic Mini, speriamo che ENAC dia i chiarimenti che abbiamo chiesto, in via prudenziale io consiglierei di seguire le regole previste per le operazioni ricreative a partire dal 15 dicembre, quindi operazioni non critiche e rispetto degli spazi di volo. Se poi ENAC deciderà che saranno liberi del tutto, uno si potrà adeguare. Importante da sapere che comunque non ci vorrà l'attestato online e non ci vorrà neppure la registrazione. Questo è un punto di forza dei droni inferiori ai 250 grammi. Anche perché so che insomma il Mavic Mini sta andando bene, insomma in tanti hanno cliccato acquista sui vari store online per farsi arrivare il Mavic Mini, e quindi anche le prestazioni, ho visto un po' di recensioni e di review, ne parlano molto bene, quindi insomma è un argomento abbastanza interessante e da parte di tanti che vogliono utilizzarlo per scopi professionali. Io utilizzo lo Spark per lavori anche fotogrammetrici e riesco a fare fotogrammetria con lo Spark in ambiti in cui chiaramente ha dei grandi vantaggi rispetto ad altre macchine più grandi. Il Mavic Mini ha implementato ancora di più tutte le varie caratteristiche dello Spark, per cui credo che sia uno strumento molto guardato da chi vuole anche solo approcciarsi al mondo dei droni per professione, ma anche per avere uno strumento extra da utilizzare in determinati scenari. Sì, Mavic Mini beneficia dalla potenza mediatica DJI, quindi quando esce un nuovo prodotto DJI tutti ne parlano, anche in virtù della bontà dei loro prodotti che hanno dimostrato nel corso degli anni, delle evoluzioni e delle innovazioni. Il Mavic Mini non sfugge a questa cosa, infatti il comportamento di volo è assolutamente perfetto, resiste moltissimo al vento in modo incredibile, come tanti non pensavano che resistesse, e dal punto di vista video è stato castrato a 2.7K, però per tante applicazioni potrebbe andare bene anche in ambito professionale. Importante da sapere però che nonostante sia un minore di 250 grammi, quindi un po' liberalizzato in tutto il mondo, continua ad avere il GEO, sistema GEO della DJI, quindi non può volare nelle zone che DJI dice non possa volare, quindi nelle no-fly zone, tipicamente vicino agli aeroporti, ma ci sono anche altre zone, e in più è rilevabile dal sistema Aeroscope. Quindi chi pensa di utilizzare Mavic Mini per fare, che non so, long range, volare ovunque, devo un attimo riflettere su questo fatto, perché è immediatamente identificabile da chi ha il sistema Aeroscope, quindi prudenza. È sparito il certificato medico? Sì. O c'è ancora? Mi confondo, non ho letto il certificato medico. Esatto, con il nuovo regolamento il certificato medico è sparito praticamente, non viene più richiesto. Ok, corso online, esame online, durata 5 anni. Sì, il certificato di competenza, sì, quello basico dovrebbe durare 5 anni, mentre quello per le operazioni critiche, sinceramente, in questo momento non mi ricordo. Comunque siamo lì. Ok, quindi in questo momento i centri di addestramento che in alcune occasioni nella storia dei vari regolamenti ENAC hanno un po' tremato, in questo momento esistono ancora i centri di addestramento, quindi non compete più loro la parte legata al primo step per diventare pilota, però tutta la parte legata agli attestati CRO
ma anche il BV Lost, a quanto ho capito, loro ci sono ancora. Quindi avranno ancora una parte, secondo te, importante nel percorso o in tutto quello, la sfera che riguarda i droni, nell'immediato futuro, oppure sono destinati poi piano piano a sparire? Ma sicuramente i centri di addestramento in questo momento sono in difficoltà, perché la parte degli attestati basici verrà a scomparire, però potrebbero avere l'occasione appunto per evolversi e per offrire servizi a valore aggiunto, come appunto l'attestato delle operazioni critiche, che saranno poi le future operazioni specifiche, che sono quelle operazioni che sono veramente quelle professionali, perché le open category, come dice il nome, sono categorie aperte a tutti, sono più pensate per il divertimento e per i voli a basso rischio. I veri lavori si faranno nelle specifiche, con le operazioni specifiche e con anche le operazioni bivolose, oltre alla linea di vista del pilota, se pensiamo a tutte le attività di ispezione, di infrastrutture anche lineari, e pilot specializzato come camere termiche, perché i droni open category avranno il marchio, il nuovo marchio CE. Difficilmente ci sarà un drone con camera termica open category, sicuramente ci potrà anche essere, sarà magari di alto livello, però tipicamente saranno macchine specifiche queste, con payload così specializzato, e i centri di addestramento avranno la loro parte, sicuramente saranno ridimensionati, non saranno tutti quelli che ci sono oggi, magari potrebbero pensare anche di accorparsi, però se tengono duro, diciamo così, in futuro secondo me ci sarà ancora spazio per il centro di addestramento, anche perché oltre all'addestramento pilota potrebbero anche insegnare a fare le operazioni, a come fare l'operazione, a come fare un rilevamento particolare, cioè potrebbero comunque differenziarsi su questi aspetti. Nell'articolo 24, ce l'ho qua davanti, utilizzo dello spazio aereo, si danno delle limitazioni su quelle che sono fondamentalmente una volta era il volume di aria in cui poteva muoversi un APR rispetto al suolo, rispetto anche al pilota a terra. Allora, qui c'è da dire che è stata fatta un'integrazione da ENAC che riguarda la TM09, però rispetto al vecchio regolamento, l'edizione 2, ora qua si dice altezza, adesso sintetizzo e poi vado alla domanda, altezza non superiore a 120 metri, quando una volta era 150 metri, non ci sono indicazioni sulla distanza rispetto a distanza orizzontale rispetto al pilota, o comunque alla stazione di controllo a terra. La TM09 integra, oppure in questo caso c'è un punto di domanda? Allora, la TM09, se non ricordo male, integra e stabilisce i 500 metri di distanza massima orizzontale, però il regolamento europeo invece indica semplicemente appunto il VLOS, okay. Dove si intende appunto la capacità di vedere il drone e riuscire a capire il suo orientamento e di regolarlo in sicurezza, di condurlo in sicurezza. Quando si supera questo limite, che potrebbe essere 300 metri, cioè dipende dalle condizioni ambientali, dalle caratteristiche di forma del drone, quando si superano questi limiti bisogna tornare indietro, perché si è fuori dal VLOS. Ok, quindi il regolamento europeo parla di VLOS, quindi VLOS, e in questo momento il regolamento ENAC, VLOS e VLOS, quindi anche l'Extended è contemplato. Il regolamento europeo fa questa distinzione tra VLOS e VLOS, comunque permette di avere dei supporti al contatto visivo con il drone in volo? Sì, addirittura già con le open category prevede la figura dell'osservatore, e quindi abilita anche il pilotaggio in FPV per le open category più leggere, e quindi prevede anche le VLOS. L'importante è che l'osservatore non abbia strumenti ottici che aumentino la sua capacità visiva, però è contemplato anche dal regolamento europeo. Si può volare di notte col nuovo regolamento? Sì, si potrà volare di notte, però il drone dovrà avere luci diverse da quelle aeronautiche, per fare in modo che chi vede il drone riesce subito a distinguerlo come drone, non come aeromobile tradizionale. Quindi i droni DJI che hanno, adesso non vorrei dire delle cose non vere, però mi sembra ricordare quando volo che poppa verde, prua rossa, insomma una delle due, quindi a luci rosse e verdi sono ok oppure no? Sì, dovrebbe essere ok, perché quelle dei droni DJI non sono luci aeronautiche, invece okay. Non sono ok oggi per il regolamento europeo, per gli scenari standard in volo notturno, che prevede le luci aeronautiche, quindi ci deve essere, se non ricordo male, una luce bianca dietro, poi la luce destra verde e l'altra rossa anteriore, quindi
Ok, quindi c'è un po' di cambiamento rispetto a quello che è stato valido fino adesso. Esatto. Se io devo andare a vedere con certezza quali sono gli spazi in cui posso volare in relazione alle regole dell'area, cioè se devo andare a vedere se c'è una TZ, se c'è un'area probita, se c'è un'area R, prima si diceva che il riferimento ufficiale erano le carte aeronautiche ENAV. Adesso mi sembra di capire che il riferimento sia si guardi verso al geoportale, chiamiamolo così, parlo in termini un po' tecnici, legati ai GIS e all'ambiente degli ambiti territoriali di D-Flight. Sì, in futuro sarà sicuramente così. Adesso D-Flight lo stanno ancora ottimizzando, dovrebbe essere pronto tra un po', tra qualche settimana, forse qualche mese. Io consiglio comunque di consultare ancora, di prendere come base di partenza D-Flight e poi andare comunque a verificare sulle cartine AIPE, registrandosi sui servizi online del sito ENAV, che sono gratuite, sono di libero accesso. La funzione di Flight dovrebbe essere quella di semplificare la consultazione in modo da dare agli utilizzatori Open Category la possibilità di capire subito se in una zona si può volare oppure no, anche perché gli Open Category saranno persone che non sono avvezze al mondo aeronautico, per questo sono Open Category. E anche il regolamento europeo stabilisce l'obbligo per ogni Stato membro di consentire agli utilizzatori un accesso facile e immediato per capire dove possono volare e dove no. E rimanendo su D-Flight, c'è stato un momento in cui era uscito il QR code, poi il QR code è stato tolto e dovevano essere applicati sulla macchina e sulla macchina in volo e sul dispositivo di controllo a terra, di comando a terra, l'identificativo dell'operatore, del pilota, operatore, ID della macchina. Adesso rientrerà il QR code che verrà rilasciato previa registrazione su D-Flight. Questo varrà per tutto? Sì, varrà per tutti attualmente in Italia. Tra l'altro questa questione nel 2016 già ENAC nel suo regolamento stabiliva l'obbligo di identificazione elettronica, esatto, che poi a un certo punto ha sostituito col QR code, quindi il QR code ha svolto fino ad oggi la funzione di identificazione elettronica. Continua così fino a quando non si arriverà a luglio, dove ci sarà quello vero praticamente. Ok, quindi ora tornerà il QR code, però come dicevi tu prima, quando il portale di Flight sarà operativo, perché io ci sono andato ieri e sono consultabili le mappe, però mi sono perso l'area di login, di accesso, quindi è ancora un attimo work in progress. Sì, sicuramente sarà attivo il 1 marzo, perché è un obbligo del regolamento registrarsi su di Flight a partire dal 1 marzo, pertanto sicuramente il 1 marzo sarà tutto attivo. Mi è sembrato di leggere, qua entriamo nell'argomento, nell'ambito che noi liguri chiamiamo delle belinate, che forse sono delle cose un po' di dettaglio, però giubbetto a alta visibilità solo per scenari critici, non più per scenari non critici, me lo sono inventato oppure è un'interpretazione così che è piovuta dal cielo che non ha tanto senso? No, anche io infatti sono rimasto un po' meravigliato, anche io come te ho letto questa cosa. In effetti per le operazioni critiche è rimasto il giubbetto, il regolamento europeo però non dice nulla a riguardo per le open category, però le operazioni critiche saranno poi le future operazioni specifiche, e sulle operazioni specifiche ENAC ha del margine nel stabilire le condizioni di pilotaggio, perché gli spazi aerei e l'autorizzazione alle operazioni specifiche continueranno ad essere comunque ENAC, se sono fuori dagli scenari standard. In pratica chi dovrà fare un'operazione fuori dalle open category, fuori dagli scenari standard, dovrà andare da ENAC e dire: io devo fare questa operazione, c'è questo rischio, fare l'analisi dei rischi e poi ottenere autorizzazione ENAC per fare il volo. Se invece si attiene alle operazioni open category oppure scenari standard, può fare senza ottenere autorizzazione ENAC. Ok, stessa cosa legata alle operazioni critiche, l'ho letta per quanto riguarda il logbook del pilota. Sì. Ho visto che è citato la necessità di tracciare attraverso un registro del logbook per i piloti le operazioni critiche, non si fa riferimento alle operazioni non critiche, una volta il pilota doveva tracciare tutto. Esatto, sì, per avvicinarsi al regolamento europeo ENAC ha tolto il giubbetto e il logbook dalle operazioni ricreative e non critiche, però l'ha mantenuto per una sorta di continuità per le operazioni critiche. Vedremo poi quando sarà in vigore la normativa europea cosa si dovrà fare. Ok, allora Danilo, un bel po' di cose l'abbiamo dette. Il mio percepito è che
c'è un po' di confusione, però a mio percepito, forse un percepito un po' di un operatore, un pilota che ci lavora in un ambito estremamente specifico. Io sono sempre a lavorare sopra delle cave, sopra delle zone che sono molto remote, e guardo all'ambiente droni, l'ambiente APR con la dovuta attenzione, perché è uno strumento di lavoro, ma non ci sono dentro come ci sei tu e come ti dicevo prima. Però il mio percepito, leggendo il regolamento, l'ho letto due volte il regolamento, è che c'è un po' di confusione. Qual è la tua impressione? Secondo te che cosa succederà, se puoi fare una previsione, nell'immediato futuro in Italia, in considerazione di quello che ENAC ha scritto in questo regolamento numero 3, mezzi aerei pilotaggio remoto? Beh, sicuramente c'è confusione, come hai detto tu, è una cosa che percepisco anche io a spiegare le cose ho difficoltà, perché non sono chiare, soprattutto con questa versione di regolamento transitorio. Sono molti punti oscuri, alcuni dei quali abbiamo chiesto chiaramente a ENAC, come ho detto prima. E sicuramente cambiare il regolamento ENAC è cambiato praticamente ogni anno da quando è stato fatto, cioè praticamente dal 2014 al 2013 fino ad oggi, tra un emendamento e l'altro ogni anno è sempre cambiato. Questi cambiamenti, se da una parte hanno agevolato il lavoro aereo negli scenari urbani, perché all'inizio era assolutamente impossibile volare dove effettivamente serviva, cioè gli scenari urbani, e con l'andare del tempo sono stati introdotti appunto la categoria dei droni di 300 grammi, gli scenari standard, hanno un po' ammorbidito le regole. Però questo cambio di regole hanno messo in difficoltà chi in precedenza si era organizzato per riuscire a volare ad esempio anche nei scenari urbani. Aziende sono fallite perché avevano investito tanti soldi per certificare aeronauticamente un drone, ad esempio cito Aermatica con il suo Anthos, che era certificato aeronauticamente, era praticamente l'unico che riusciva a volare in scenari urbani. Poi dopo poco sono arrivati gli scenari standard, che hanno dato libero accesso praticamente a tutti, e quindi investimenti persi, ma investimenti persi anche nel settore dei servizi, perché tante società hanno iniziato a rendere servizi a terzi quando i droni costavano intorno ai 15.000 euro. Vabbè, costano anche oggi così, però diciamo che i primi droni costavano, era alta la barriera d'ingresso, quindi costavano parecchie migliaia di euro, quindi offrivano servizi terzi alle aziende. Adesso con l'evoluzione tecnologica, con i cambi regolamentari, le aziende fanno tutto in house, si procurano i droni, formano i piloti e fanno tutto da soli, e le società dei servizi terzi vanno a scomparire. Quindi c'è sempre una continua evoluzione, e i cambi regolamentari non fanno bene, cioè fanno bene a chi riesce a seguire il passo e a chi è il nuovo che vuole entrare, ma a chi c'era già prima possono danneggiarlo, anzi lo danneggiano. L'aspetto legato a il rilascio delle autorizzazioni, se oggi voglio fare un'operazione all'interno di una TZ e non rientro all'interno di quello che mi è consentito, o meglio voglio andare oltre a quello che mi è consentito dalla TM09, devo richiedere un NOTAM, il rilascio di un NOTAM, che sia che venga rilasciato un NOTAM sia che mi sia data la possibilità di volare anche senza rilascio di NOTAM, perché ENAC fa le sue valutazioni e ritiene che non è necessario rilasciare un NOTAM, richiede del tempo. Questa è una parte che è sempre un pochino spigolosa, perché te lo dico anche per esperienza mia, si perdono delle opportunità in questo senso, ed è comunque uno scoglio ancora abbastanza grande. Quindi la mia domanda è: pensi che ci sia un'evoluzione anche in questo senso? E parallelamente, il numero di persone che si stanno avvicinando al mondo dei droni, al di là dei casi che hai citato tu, quindi le società che sono fallite purtroppo, comunque realtà che si sono un po' staccate, che hanno guardato dall'altra parte, comunque c'è sempre un po' di interesse al mondo dei droni, quindi i numeri che io credo che siano sempre un po' più crescenti, ci sia un trend in crescita in questo senso, unito a questo impasse burocratico, vedrà un lieto fine, oppure ci sarà sempre un po' di incartamento in questo aspetto? Allora, secondo me con il regolamento europeo, quando tutte le procedure saranno uniformate, ci sarà veramente la crescita che si era auspicata in questi anni, che in parte c'è stata anche in Italia, però poi ridimensionata da tutte queste vicende. E per quanto riguarda appunto il NOTAM, i tempi per ottenere l'autorizzazione di volo, le procedure complicate, si dovrà tutto risolvere, perché D-Flight appunto prevede le richieste online, il sistema UTAM, che sarebbero i NOTAM per i droni, cioè procedure specifiche per i droni, quindi per agevolare questo tipo di volo,
e anche per uniformare queste richieste al resto dell'Unione Europea, perché poi tutti potranno circolare, quindi un francese potrà venire a volare in Italia, un italiano in Francia, e tutti dovranno avere procedure uniformate. Certamente i tempi non saranno brevissimi, però nel medio-lungo termine io vedo un futuro in queste cose, in chi si saprà organizzare e accorpare con magari anche realtà più grandi, cioè chi rimane piccolo magari potrà continuare a fare il suo giardinetto, però secondo me l'evoluzione è quella dell'aggregazione di aziende e di competenze. Quindi dai, ti sento positivo in questa nota, quindi dai, mi dai conforto in questo senso. Ultima domanda, ritorno un attimo sul regolamento, vale sempre che posso volare al chiuso? Cioè quello che succede all'interno, ENAC se ne frega, lasciando stare, cioè quindi togliendo la parte del sorvolo degli assembramenti, oppure c'è qualcosa di diverso? No, anche con questa versione ENAC praticamente tra virgolette se ne frega, mantenendo però il divieto di sorvolare gli assembramenti di persone anche all'interno. Una cosa un po' inspiegabile, perché gli interni non sono sua competenza, però è così. Quindi il classico concerto al palazzetto dello sport chiuso, il drone non ci può volare. Secondo quanto esatto. Dice ENAC che no. Esatto. Ok, Danilo, vorrei concludere chiedendoti... ora tu hai fatto la tua considerazione su quello che è lo stato attuale e del nuovo regolamento. Qual è il tuo auspicio per quanto riguarda il mondo dei droni, in senso APR, quindi macchine volanti, sia da un punto di vista dell'utilizzo professionale che da un punto di vista dell'utilizzo ricreativo, mettendo dentro eventualmente anche i grandi player che ci sono in questo momento, primo tra tutti DJI, dei produttori che producono droni. Magari guardando un po' alla lontana, secondo te qual è il trend che ci sarà e qual è invece l'auspicio che vorresti ci sia, sia in Italia che in Europa, ma forse unificando la strada, perché il regolamento europeo tende a fare un'unificazione in questo senso per gli stati membri? Sì, il mio auspicio è che i droni vengano visti in maniera più positiva rispetto a come vengono visti ultimamente, anche se a volte con ragione vengono visti in modo negativo, perché dipende sempre dagli usi, quindi... Ci sono alcuni che li usano male e questi cattivi utilizzi influenzano un po' l'opinione pubblica, però danno anche il via alle aziende dei sistemi antidroni, e quindi si sono venuti a creare vari interessi contrapposti che non creano uno sviluppo vero dei droni, secondo me. Mentre qualche anno fa, quando erano usciti i droni, tutti si correvano nella stessa direzione, erano visti con ottimismo e voglia di fare, tutti erano in accordo per lo sviluppo. Adesso ci sono fazioni contrapposte che riguardano praticamente gli interessi, perché crescendo ognuno si è creato la sua nicchia di interesse, quindi cerca di portarla avanti e contrasta l'altro settore. E ho perso la domanda. Il tuo auspicio e quello che vedi come previsioni future, anche in funzione dei grandi player che entreranno, che sono già presenti nel mercato, cioè anche quanto loro potranno influenzare le scelte e le decisioni a livello proprio comportamentale, tra virgolette, forse una parola un po' brutta, anche se la strana normativa è già delineata, però sai, i grandi player hanno un peso forte. Sì, secondo me i grandi player hanno già agito in sede appunto europea per fare nascere questo regolamento europeo, quindi anche negli Stati Uniti ci sono gli stakeholder che sono intervenuti e hanno lavorato per questi ambiti. È un argomento forse un po' complesso, diciamo che siamo abituati a ragionare nel breve periodo. In Italia ENAC ci ha abituato a ragionare a distanza di mesi, per cui ritorniamo a una visione più a breve periodo, e direi che l'abbiamo sviscerata bene all'interno di questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Allora riprendiamo un attimo, ti va di rifare un attimo come un ricapitolo delle date? Quindi ora 20 novembre 2019, mettiamo in fila una serie di date fino a luglio 2020, e quali sono e che cosa succederà, e chiudiamo questa chiacchierata. Perfetto, allora a partire dal 15 dicembre entrerà in vigore questa versione del regolamento transitorio. Ci saranno le differenziazioni tra uso ludico, cioè tra uso ricreativo e uso professionale. Chi lo usa per motivi ricreativi potrà utilizzarlo fin da subito seguendo le regole delle operazioni non critiche. A partire dal 15 marzo fino al 1 luglio 2020, chi utilizza un drone per scopo ricreativo avrà tempo per fare
il test online se il drone è supera i 250 grammi e per registrare il drone. Questo dal 1 marzo fino al 1 luglio 2020. Chi invece utilizza il drone a scopo professionale avrà una scadenza del 1 marzo per ottenere l'attestato online, se non ricordo male. Ok. Un attimo solo, allora sì, dal 1 marzo dovranno essere registrati i droni degli operatori professionali, mentre invece per quelli ricreativi hanno tempo fino al 1 luglio, così come per il test online. L'operatore professionale invece ha una scadenza prima, cioè il 1 marzo per registrare i droni, e poi dovrà conseguire l'attestato online, se non lo avrà, entro luglio. Da buon ligure ti chiedo, sai già se, se sarà necessario corrispondere un pagamento per l'attestato online? Questa è una bella domanda. Secondo me Ligure sì. A Ligure. A quanto so io, a voci dicevano che ad esempio il QR code sarà a pagamento, si pagherà per ogni QR code pochi euro, però si pagheranno. Addirittura si diceva che si potranno fare degli abbonamenti, dei pacchetti tipo 5 QR code a un prezzo scontato, una cosa del genere. Vedremo se avranno cambiato idea oppure no. Però l'esperienza del Regno Unito, che recentemente il Regno Unito ha cambiato il regolamento, quindi si è adeguato quasi al regolamento europeo, però loro hanno un regolamento a parte. Nel Regno Unito la registrazione costa, mi pare, 12 sterline, mentre l'esame e il test online è gratuito, quindi pagano soltanto la registrazione dell'operatore 12 sterline all'anno, ogni anno devo pagare 12 sterline. Ok, ultimo argomento, veramente ultimissimo, l'assicurazione è ancora necessaria? L'assicurazione è necessaria per tutti i droni, c'è l'incognita sui droni inferiori ai 250 grammi, su cui abbiamo chiesto chiarimenti. Ok, allora Danilo, io ti ringrazio del tuo tempo, della tua disponibilità. Ci tengo che tu dia i contatti a cui possiamo trovare te o possiamo trovare Quadricottero News, anche perché sarà interessante poi seguire Quadricottero a varie sezioni, c'è anche un blog con una serie di news e lì sono sicuro ci saranno poi le varie aggiornamenti e quindi potremmo seguire le vicende anche in base alle richieste che avete fatto insieme a DroneZin. Dove ti troviamo? Sì, potete trovarci su quadricottero.com, su Facebook e su YouTube. Ci abbiamo anche un modulo contatti nel sito e anche l'email, ad esempio info@quadricottero.com per eventuali comunicazioni. Per il resto ti ringrazio, mi scuso per la non linearità di certi discorsi, ma come ti abbiamo anticipato è ancora un discorso abbastanza confusionario, come era la TM09 quando mi avevi proposto l'intervista a luglio. E allora speriamo che tutto questo poi confluisca in una linearità più decisa e magari poi ci risentiamo quando tutto sarà bene in fila per un aggiornamento su quello che è il mondo dei droni in Italia, ma anche poi legato a quello che è il mondo dei droni in Europa. Per ora ti ringrazio tantissimo Danilo, grazie mille del tuo tempo e della tua disponibilità. Grazie a te e un saluto ai tuoi ascoltatori. L'argomento è indubbiamente attuale, se ne sta parlando parecchio del nuovo regolamento ENAC sui droni, è un campo, è un ambito in cui in tanti stanno guardando con curiosità, in tanti stanno guardando con attenzione perché tante persone stanno già lavorando nel mondo dei droni, altri invece lo stanno guardando come una possibile opportunità professionale per il futuro, quindi è sicuramente un tema caldo. Spero che i contenuti di questa chiacchierata ti possano essere d'aiuto, possano essere una sorta di guida per una lettura un po' più consapevole del regolamento, possono aiutarti a capire un po' come stanno andando le cose, anche se obiettivamente, come si diceva con Danilo in puntata, ci sono alcune cose in questo regolamento e nella situazione normativa italiana sui droni che sono ancora un po' oscure. Speriamo, spero tantissimo che si possano schiarire con le prossime settimane, anche grazie alle interrogazioni che media come Quadricottero News, DroneZin hanno avanzato verso ENAC e che speriamo davvero possano avere delle risposte. Quindi ti invito a seguire la sezione news di Quadricottero News, quadricottero.com, da lì sicuramente si saprà qualcosa in più nell'immediato futuro.
il riferimento online di Danilo Scalato e Quadricottero News lo trovi nelle note dell'episodio, comunque è semplice, www.quadricottero.com, per cui li trovi anche tutti i modi per metterti in comunicazione direttamente con Danilo e con la redazione di Quadricottero News. Se invece vuoi metterti in comunicazione diretta con me, lo puoi fare attraverso un messaggio o una nota audio su Telegram, mi trovi a telegram.me/paolocorradeghini. Su Telegram puoi iscriverti al canale Telegram di 3Dmetrica, telegram.me/3Dmetrica, scritto in lettere. Nel canale Telegram di 3Dmetrica condivido quotidianamente un po' di cose che riguardano il mio lavoro, che nello specifico è quello di fare rilievi topografici, fotogrammetrici e aerofotogrammetrici, è per questo che poi faccio largo utilizzo di droni. È un canale molto informale, siamo quasi arrivati a 500 e per me sono tantissimi, è un canale a cui tengo davvero tanto. Altrimenti puoi trovare tutti i miei riferimenti nella sezione info del blog www.3dmetrica.it, trovi tutti i miei contatti diretti, i miei profili social network e anche i canali social network di 3Dmetrica. Se pensi che il progetto di 3Dmetrica, la condivisione di contenuti, di informazioni, di esperienze legate al mondo della misura, della topografia, ma anche in questo caso, come vedi nella puntata di oggi, al mondo dei droni, valga la pena di essere sostenuto, lo puoi fare liberamente con il tuo supporto, il tuo finanziamento, puoi accedere a una campagna di crowdfunding, di finanziamento tramite la piattaforma Patreon, puoi collegarti all'indirizzo patreon.com/3Dmetrica oppure puoi collegarti sempre al mio riferimento online 3Dmetrica.it e nella pagina supportami finanziamento hai la possibilità di accedere direttamente alla pagina di Patreon. Il finanziamento di 3Dmetrica è assolutamente libero, io non smetterò di condividere contenuti gratuiti disponibili per tutti, ma ci tengo tantissimo come ogni puntata a ringraziare coloro che hanno già sostenuto, stanno già sostenendo attivamente 3Dmetrica e mi danno un grande impulso, una grande energia per continuare a farlo. E sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Giampaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Rato Cavagnaro, Martina Parini, Alessandro Brusca Gin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Pupo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Giampaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Da Canal, Federico De Betto, Mauro Perga, Salvatore Onorato, Luca Cavagnero, Andrea Moscatelli, Michele Girardi, Alessandro Vernassa, Giampaolo Bonini, Martina, Francesca Angeli, Mario Munda e Marco Massignan. Grazie ragazzi, grazie per il vostro supporto e per il vostro finanziamento a 3Dmetrica. Io ringrazio anche te per essere arrivato, per essere arrivata alla fine di questo episodio. Ti do l'appuntamento alla prossima puntata del podcast di 3Dmetrica e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini.